I'm honored to take my place as Prime Minister in this House. Onorata di parlare da Premier alla Camera dei Comuni, primo question time davanti ai deputati e prima riunione di governo per la neo Premier britannica Liz Truss, mentre i giornali si scatenano sulla lista dei ministri. Fuori molti fedeli dell'ex Premier Boris Johnson, l'esecutivo è altrettanto conservatore ma stabilisce un record. Per la prima volta, nessuno dei quattro posti del massimo potere a Londra è nelle mani di un uomo bianco. Prima di tutto lei, la prima ministra, terza donna Downing Street, dopo Margaret Thatcher e Theresa May, tutte del Partito Conservatore. Al posto di cancelliere dello scacchiere, ovvero ministro delle finanze, arriva Kwasi Kwarteng, di famiglia ghanese emigrata in Gran Bretagna. Kwarteng era un sostenitore della Brexit. Il neo ministro degli esteri è James Cleverly, riservista dell'esercito, padre inglese e madre della Sierra Leone. Cleverly ha parlato in pubblico del bullismo che lo colpì da ragazzino per le sue origini. Infine, al Ministero dell'Interno, già occupato da Priti Patel, arriva un'altra donna di origine straniere. I genitori di Suella Braverman emigrarono negli anni 60 dal Kenya e dalle Mauritius. L'esecutivo conta 23 ministri, di cui 7 donne e 7 di origini straniere. E molti oggi celebrano la capacità dei conservatori di dare spazio a tutti. Altri rilevano che comunque i prescelti fedelissimi di Liz Truss provengono dall'ala più a destra del partito.